Bella a tutti ragazzi, che dire, ben ritrovati in un nuovo video. Oggi siamo qua con la Skyblock, ragazzi, il primo episodio in single player. E vedete come... niente, siamo qua sulla Skyblock, semplicissima. Andiamo subito in... ok, prima persona. Allora, incominciamo guardando... qua abbiamo l'alberello che romperemo subito. Ok, già ho rotto una foglia, cazzo, vabbè. Qua abbiamo il ghiaccio e il secchiello di lava per fare il cobblestone generator, che faremo. Però, prima di rompere l'albero, per evitare che cadano i cosi lì, come cazzo si chiamano, i sapling, noi prendiamo tutto un po' di terra, cioè tutto, noi prendiamo un po' di terra. Tanto qua arrivano messaggi a caso su WhatsApp, vabbè. Ok, abbiamo 23 pezzi di cobble, di sì, ma perché devo dire cagate? 23 pezzi di terra che li useremo per allargare qua. Ok, benissimo, per ora l'abbiamo fatta già piana. Però io la volevo allargare ancora un po', tipo così. Ok, quanti ne abbiamo? 8, no, 8, aspetta, però qua abbiamo fatto un po' una cagata. Perché io dovrei allargarla anche di qua in realtà. Sì, e la allarghiamo, tanto bastano. Ok, me l'ha avanzato uno. Mi ha avanzato uno e facciamo così. Ok, adesso procediamo a rompere questo, che metteremo qua. Quindi qua praticamente facciamo una, o un muro, o comunque una scaletta, e poi qua un'altra scaletta. E non vado avanti perché sennò muoio come un cazzone. Allora, prendiamo il legno, ci shiftiamo per evitare cagate, perché io so che succederà prima o poi. Prendiamo tutte queste cose e aspettiamo. Aspetta, allora, dai, va là. Va bene, dai che le prendiamo. Ok, abbiamo preso il legno. Adesso o lasciamo, o aspettiamo che cadano i sapling, o li facciamo cadere noi. Ok, allora, se non cade neanche un sapling, sono nella merda e me ne devo gibbare per forza uno. Perché veramente, ragazzi, se non mi cade neanche... oh, almeno un sapling è caduto. Bene, bene, perché se non cadeva veramente mi incazzavo. Quindi questi qua li lasciamo cadere, tanto cadranno tutti lì sopra. Ora, facciamo tutto... aspetta, lo facciamo tutto il legno... oh no, sì, sì, adesso sì, cioè per adesso sì. Poi però vediamo un attimino se piantare l'altro, dove piantarlo soprattutto. Allora, qua ci mettiamo la crafting table. E nella crafting table iniziamo a craftare le cose base. Quindi il piccone è la cosa principale. Poi adesso possiamo fare il cobblestone generator. Sì, sì. Allora, ok, mi ha appena droppato un altro sapling. Allora, rompiamo qua. Ok, vediamo, allora. In teoria, innanzitutto, cos'è terra questa? Ok, dirt. Allora, mettiamo la terra qua. Qua bisogna rompere. Qua ci mettiamo questa e la rompiamo. Benissimo. E una cosa, l'abbiamo, ecco, tre sapling. Poi la lava qua. Poi bisogna rompere questo. Ok, rompiamo questo, si dovrebbe creare. Ok, perfetto, funziona, ragazzi. Abbiamo già fatto il cobblestone generator. Siamo, ah, giusto, la sto facendo in 1.9. Aspettiamo, ecco, e qua si congela. Bene, allora, dobbiamo fare per forza un'altra cosa. Dobbiamo, adesso faccio vedere cosa dobbiamo fare. Vediamo se, sì. Allora, comunque, adesso dovremmo rompere ancora questa. Ok, e ci facciamo ancora un pochettino di, aspettiamo che si congeli. Tanto lì dovrebbe crescere a poco. Comunque, intanto, ragazzi, intanto facciamo così. Ok, ci dobbiamo usare gli slab per andare... ah, là c'è l'altra isola. Figo. O andiamo su quell'isolina là. Isolina. Hashtag isolina. No. Comunque, o andiamo su quell'isoletta là, o ci espandiamo e facciamo un'altra isola completamente diversa. E ci costruiamo tipo la casa o comunque cose così. Ok, prima che mi si buggava dentro e lì sì che partivano i... ok, siamo giusti, abbiamo tutto, ragazzi. Quindi ci facciamo subitissimo qualche slab. Anzi, va, usiamoli tutti per fare slab. Abbiamo 30 slab e ci allunghiamo da questa parte. Già.
Primo, ok, allora, già abbiamo finito. I slab, poi eccola là che si è congelata, lo sapevo, ci avrei scommesso. Allora, mo la dobbiamo scongelare. Una volta scongelata, noi usiamo qua ancora la cobblestone. Quindi, adesso ragazzi, arrivo almeno a uno stack di cobblestone e ci vediamo appena l'ho fatto. Vaffanculo. Aspetta. Ok, ci vediamo tra un po'. Ok ragazzi, ho fatto uno stack, mi sono fatto pure il piccone in pietra e ho sbloccato l'obiettivo salto di qualità e buona. Allora ragazzi, abbiamo 64 di cobblestone, abbiamo cioè abbiamo, dobbiamo fare, facciamo un pochettino di slab, ma un pochettino vuol dire un bel po', facciamo 9, 10, ok, facciamo, ok, 60 slab. 60 slab e la pietra ce la teniamo. Quindi adesso io ragazzi non voglio neanche sprecare troppa fame, perché in realtà adesso noi dovremmo fare un mob spawner. Con il mob spawner praticamente bisognerebbe far spawnare ovviamente degli zombie. Poi una volta, cioè zombie scheletri. Appena spawnano gli scheletri, prendiamo l'osso, poi lo trasformiamo in farina d'ossa e prendiamo un blocco di terra e gliela mettiamo sopra in modo da creare l'erba alta. Poi dall'erba alta, a parte che non è Pokémon, comunque dall'erba alta poi bisogna fare i come si chiama? I semini che poi vabbè, ovviamente pianteremo facendoci una bella zappa. E piantiamo e poi creiamo il pane e tutte le bale varie. Adesso io direi di finire di fare quest'altra isoletta qua. Poi da quest'isoletta qua, che diciamo è un'isoletta centrale. Ah, guardate, è appena cresciuto un albero. Roba fantastica. Però qua io voglio farlo di 3. Adesso succedere perché? Perché qua io so che prima o poi queste cagate le andrò a fare tutti i giorni e sempre. Quindi adesso cos'è che facciamo? Noi facciamo così. Ok, pare che non mi bastano, ma vabbè, cioè fa niente, ci posso fare nulla. Ecco, infatti non mi bastano. Però devo farlo per forza questa cosa qua, perché poi ci rimetto io e la serie inizia già ad andare male. Quindi 12 dovrebbero bastare. Forse pure 6 bastavano, ma fammi vedere. 1, 2, 3, 4, 5. Ecco, 6, vabbè, ne ho fatti un po' in più, ma chi se ne frega. Con altre 6, fatemi vedere 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poi me ne mancherebbero 4, ma fa niente. Allora facciamo così. No, nulla. Niente, ragazzi, sto dicendo cazzate su cazzate. Quindi adesso facciamo così. Allora, ok. Tanto qua la pietra ce l'abbiamo. Facciamo una bella ascia in pietra. Ah, a caso. Vabbè, allora, ecco qua. Allora, prima di fare scemate, facciamo una cosa, ovvero la fornace. Con la fornace facciamo la carbonella, che si fa così, mi pare. 2, 2, ok. Stiamo facendo la carbonella. Facciamo anche 3, va là. Ok. Tanto che cuoce la carbonella, o continuiamo a fare cosa però? Niente possiamo fare ancora. Ma più che altro ragazzi, per... ecco, l'acqua si congela, lo sapevo io. Allora mettiamo 2, 2 e facciamo... Basta, 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 basta. Ok, preso in tempo. Allora, dobbiamo mettere... Quale... Allora, rompiamo l'acqua. Ok. Torcia lì. Torcia qui. Torcia qua. Torcia qua. Torcia qua. Ok, poi ce ne rimangono 3. 3, ne mettiamo una qua, una qua, una qua e ce ne mancherebbe una là, ma forse era meglio farlo andare avanti, ma fa niente. Allora, in teoria così l'acqua non si dovrebbe congelare ancora, in teoria. Poi lo so, comunque poi ragazzi nel prossimo episodio andremo a vedere pure di là. Vabbè ragazzi, direi che questo episodio può finire qui, come sempre iscrivetevi, commentate, lasciate un bel mi piace e arriviamo a 25 like per il continuo di questa serie. Ragazzi, come potete vedere, comunque sta andando bene, sta andando bene. Siamo partiti veramente bene. Prossimo episodio andremo a visitare quell'isoletta là.
anzi forse al terzo. Quindi prossimo episodio faremo il cibo, quindi faremo il mob spawner, in modo da far spawnare scheletri che poi li smonteremo male. Però c'è un piccolo problemino, ovvero che nella 1.9 gli scheletri sono stati potenziati tantissimo e quindi sono leggermente fottuto. Adesso abbiamo anche qua una cassa da lasciare giù tipo i sapling. E niente ragazzi, quindi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo al prossimo video. Bella!